Raccontaci chi sei e qual è il progetto che vuoi presentarci. Sono Sabrina Neri, lavoro a Estra e in particolare seguo i progetti rivolti alle scuole per diffondere la cultura della sostenibilità. Il progetto che presentiamo quest'anno è un progetto nuovo, si chiama Scuole Viaggianti in viaggio verso la sostenibilità ed è diretto a tre ordini scolastici: infanzia, primaria e secondaria di primo grado delle regioni di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Sono Carmen Sessa di Straligut, mi occupo dei progetti educativi e formativi della mia associazione legati al teatro, all'ambiente e al digitale. Con Estra iniziamo questo nuovo viaggio con le scuole all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione. Quali sono le attività di scuole viaggianti e a chi sono rivolte? Scuole Viaggianti è un viaggio alla scoperta di quattro città invisibili, ognuna delle quali è legata a un problema connesso a uno dei Global Goal dell'Agenda 2030 dell'ONU. I ragazzi durante questo viaggio trasformeranno la città invisibile in una città smart, una città intelligente, e per fare questo potranno usare tantissime metodologie, tutte molto divertenti e interessanti. Durante il percorso ci sarà l'Extra Talk, una trasmissione di approfondimento in diretta streaming per le fasce più grandi, mentre per i più piccoli sarà sempre aperta la Biblioteca Sostenibile di Extra, una rubrica podcast di letture ad alta voce a tematica ambientale. E per le classi che vogliono scoprire il mondo, gli incontri con i viaggiatori. Qual è il valore aggiunto del teatro nell'educazione ai ragazzi e in quanti modi si può educare alla sostenibilità attraverso il teatro? La proposta di Scuole Viaggianti è sperimentare una nuova modalità di educazione alla sostenibilità, utilizzando il potenziale creativo dei linguaggi artistici e teatrali attraverso strumenti didattici innovativi. Il focus del progetto è: si protegge ciò che si ama, quindi proporre un coinvolgimento emotivo per i partecipanti. E come farlo meglio se non con il teatro? Con quale scopo Estra si impegna da anni nell'educazione di bambini e ragazzi alla sostenibilità? Estra vuole educare le giovani generazioni all'uso consapevole delle risorse e dell'energia. E questo lo facciamo da oltre 10 anni e crediamo sia importantissimo per il futuro delle comunità e dei territori. Alla fine ci saranno due tipi di premi, giusto? Una delle tipologie dei premi riguarda il contest Smart City. I ragazzi caricheranno sulla piattaforma tutti i loro elaborati. Questi elaborati verranno giudicati da tre diverse giurie che assegneranno tre premi distinti: il premio squadra, che verrà assegnato dalle famiglie, il premio innovazione, che verrà assegnato da un ente di ricerca e quindi una giuria di qualità, e il premio cittadinanza attiva, che verrà assegnato da un rappresentante delle istituzioni. Tutti coloro che vinceranno i premi potranno avere 500 euro in buoni spendibili per materiale didattico per la propria scuola. Per tutte le scuole viaggianti che avranno partecipato all'esperienza caricando materiali e adottando le metodologie suggerite, il percorso si concluderà con una rassegna di opere in diretta streaming. Le 15 scuole narranti, una per ogni ciclo di ciascuna regione, che avranno realizzato il diario di viaggio più originale, si aggiudicheranno invece il Bye Bike Teatro, uno spettacolo dal vivo a scuola. Spiegaci come si fa a iscriversi e invita le scuole a partecipare. Voglio invitare le scuole a partecipare a questo progetto Scuole Viaggianti perché è divertente e si impara divertendosi. Voglio invitare le scuole a partecipare perché con il teatro ci si emoziona ed è un'esperienza bellissima. Voglio invitare le scuole a partecipare perché il viaggio che questi ragazzi inizieranno sarà un viaggio importantissimo per tutta la loro vita e il loro futuro. Iscriversi è semplicissimo. Le insegnanti possono andare sul sito scuoleviaggianti.it e trovare tutte le informazioni per partecipare. Buon viaggio!